Salve a tutti! Con questo video voglio affrontare un tema che comprende la cura dell'ambiente e il nostro benessere fisico. Sto parlando dell'acqua. Senza di essa non esisteremo nemmeno, quindi è importante conoscere qualcosa o due su questo argomento. Che tipo di acqua bevete? Correte al supermercato ad acquistare casse di bottiglie ogni settimana o aprite semplicemente il rubinetto di casa? In molti non bevono l'acqua del rubinetto perché non sanno se è potabile o meno, se è inquinata o magari chissà cosa ci buttano dentro. Qualcuno invece pensa che faccia addirittura male ai reni. Dal punto di vista scientifico è noto che l'acqua dura non produce calcoli renali, anzi li previene. Studi epidemiologici mostrano che le acque dure sono addirittura preventive nei confronti della calcolosi. Ma non sono un medico e vi rimando al link nel video per approfondire il tutto. La durezza dell'acqua può influire sul sapore, ma appositi filtri riescono a renderla più leggera, o dolce come sarebbe corretto dire. Innanzitutto vi consiglio di dare uno sguardo ai dati del vostro acquedotto cittadino. I fornitori per legge devono pubblicare i dati delle acque distribuite, potete controllare tutto online in base alla vostra regione. Diamo per esempio uno sguardo a questo PDF. Qui vengono specificati tutti i dati e come vedete la durezza dell'acqua si aggira sui 35 gradi francesi. Basta poi controllare tutti gli altri parametri e vedere se sono entro i limiti di legge. Viene specificato anche il pH, 7 è il numero per un'acqua neutra e come vediamo qui non è molto lontano. Per quanto riguarda la durezza, acque fino a 4 gradi sono molto dolci, da 4 gradi a 8 gradi dolci, da 8 gradi a 12 gradi mediamente dure, da 12 a 18 discretamente dure, da 18 a 30 dure e oltre i 30 sono acque molto dure. Dal punto di vista organolettico nulla da ridire, è sicura e controllata e potete berla tranquillamente. Gli italiani sono i più grandi consumatori al mondo di acqua minerale in bottiglia, con 200 litri pro capite consumati all'anno, contro una media europea di 118 litri. Nonostante l'elevata qualità dell'acqua che viene fuori dal rubinetto, il 29% delle famiglie italiane non si fida, ma come avete visto, i dati parlano chiaro. L'Italia è poi il terzo esportatore di acqua nel mondo, quindi non avete più scuse, l'acqua nostrana è davvero di qualità. C'è quindi qualcosa di cui voglio parlarvi, ed è quello che mi ha spinto a realizzare questo video. Invece di sprecare tanta plastica ed acquistare litri di acqua che non ha nulla in più, a parte dei marchi specifici consigliati per chi soffre di determinate patologie, potete fare un salto presso le case dell'acqua, dove apposite stazioni dotate di filtri rendono il tutto gradevolissimo. E potete aggiungere anche bollicine artificiali, scegliendo di aggiungere anidride carbonica alimentare. È la stessa acqua che viene fuori dal rubinetto di casa, ma con l'aggiunta di trattamenti sopra elencati. Preciso che io bevo tranquillamente l'acqua del rubinetto, ma è da un mesetto che sto provando questo servizio e vi spiego un po' come funziona. Come detto, l'acqua è filtrata e la rende più leggera e sembra davvero di bere acqua appena uscita dalla sorgente. Il costo è davvero accessibile, in questa casa è di 3 centesimi al litro per l'acqua naturale, 5 per la naturale refrigerata e 7 per l'acqua frizzante, resa così grazie all'aggiunta di anidride carbonica alimentare. Ha un ottimo sapore ed una bottiglia di 2 litri vi costa quindi 6 centesimi. Una cassa al supermercato non la pagate meno di 1,50 euro, quindi 25 centesimi a bottiglia. Insomma, una scelta che fa bene all'ambiente, al portafogli e alla vostra salute. Le case dell'acqua si stanno espandendo sempre di più, ma non esiste un sito specifico dove scovarle. Ogni fornitore ha una propria mappa, ma non è difficile trovarle in giro. Vi lascio qualche link di esempio. Personalmente penso debba esistere una mappa unificata, un unico portale ufficiale, ma al momento in cui registro questo video, come vi dicevo, ogni fornitore locale pubblica le sue liste. Ovviamente non dovete fare scorte di 50 litri, a meno che non consumate il tutto in pochi giorni, perché le proprietà organolettiche dell'acqua si deteriorano nel tempo. Non affronto l'argomento dei filtri commerciali da utilizzare in casa, l'argomento è troppo vasto, ma un prodotto davvero efficace, proprio come quello utilizzato nella casa dell'acqua, costa davvero tantissimo e non otterrete risultati decenti con qualche centinaio di euro. Quindi se non volete spendere una grossa cifra iniziale e avere un prodotto comunque di qualità, provate le case dell'acqua. Cosa ne pensate? Vi ho incuriosito? Ricordate che il decreto legislativo numero 196/2021, in attuazione della direttiva dell'Unione Europea 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti in plastica sull'ambiente, prevede che a partire dal 14 gennaio 2022 sia vietata l'immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso,
come bastoncini cotonati, posate, piatti, cannucce, agitatori per bevande, eccetera. Quindi la fine delle bottiglie in plastica sembra sempre più vicina e forse assisteremo ad una distribuzione diversa del bene acqua. Nel frattempo, ricordate di idratarvi, mettere un like al video e condividerlo se vi è piaciuto. Grazie e alla prossima!